siamo andati. Buongiorno ragazzi. Qua siamo a ruota libera, quella che vi sentite di dire. Noi... 100.000 euro di debito con l'equipaggio. Però io lo conosco bene, dice anche le bugie. No, vabbè, se non se la sente di lasciare, no, lo so, se non se la sente. Polizza assicurativa pubblica agevolata, che vada incontro ai redditi minimi, ai cittadini più virtuosi. Siamo un portavoce eletti in Parlamento nel 2013, si sono tagliati gli stipendi dell'80%, rinunziando anche alle auto blu e ai rimborsi elettorali. Tutto ciò ha portato alla nascita del microcredito, il progetto aziendale per il piccolo centro. Questa va sulla circunvesiana, perché domenica parte del questo. Francesco! E sulle barricate, anche per la posizione di Equitalia, stiamo facendo una guerra in Parlamento. Volevo dire. Tu mi conosci Francesco, che a me mi fa piacere di includere tutti quanti. Allora io cerco di aggregare tutti quanti. Con me che tengo problemi. Io 99,5, ma accattasse 99,9 che sta restando. No, a livello si dice metaforicamente, sai quando ci dà 4,20? Aspetta, no, vi faccio una foto. Poi ho cominciato a capire. Onore. Ok. Non capisci una persona, sai quante cose mi dico? Io guardo una persona, come fanno? Ma hai tu una informazione, un po' la dice, già sai che come fa. Perché il mio mestiere, no, voglio dire, se non votate da buono scuolo, niente assunzioni, sono parole sue, Presidente. E perché non fa fare la stessa cosa in Europa? O rivediamo immediatamente il regolamento di Dublino, l'Italia non va da nazionalismo, non sono banchieri europei, lobbisti del petrolio, finanzieri senza scrupoli, innominabili che l'hanno messa lì con l'unico obiettivo di spolpare l'Italia e di distruggere il Movimento 5 Stelle. Il primo obiettivo ahimè lo sta raggiungendo, sul secondo i politici che nominano non saranno molto soddisfatti, perché ogni giorno che passa il Movimento 5 Stelle si dimostra sempre più alternativa di governo. E con il Movimento 5 Stelle al governo hanno il suo nome di Dato che noi abbiamo affrontato nel 2006
corte, oltre che anticostituzionale, perché l'aumento dei flussi migratori è una diretta conseguenza dei vostri misteri intelligenti e perché la guerra ce l'abbiamo in casa, non in Siria, Somalia, Iraq o Afghanistan, ce l'abbiamo in casa, si chiama campo, si chiama mafia, si chiama voto di scambio, si chiama povertà. La nostra guerra è il voto di un imprenditore che preferisce ammazzarsi piuttosto che licenziare un operaio della sua azienda, ha il voto dei bambini di Taranto, di Giuliano, di Brescia, bambini che appena nati devono già fare i conti con un tumore che li divora il futuro. La nostra guerra è il voto degli anziani ridotto alla fame dopo 40 anni di contributi. La nostra guerra è il voto di giovani medici, ingegneri o agronomi, costretti a lasciare l'Italia per andare ad arricchire paesi che non hanno investito un centesimo sulla loro formazione. Con il Movimento 5 Stelle al governo, lei sarebbe senz'altro un'impresa importante, ma nessuno è indagato per corruzione internazionale come l'attuale amministratore delegato dottor De Scalzi, da lei nominato, potrebbe sedere su quella poltrona di comando. Questo è il palazzo dell'ipocrisia, di chi critica lo scena riforma Fornero ma l'ha votata, di chi parla di dissesto idrogeologico ma preferisce comprare cazzo a povertà di sicurezza dei nostri territori. Ma questo è anche il palazzo della retorica più stomachevole, quella di chi dice, riferendosi agli africani, aiutiamoli a casa loro. Quelli che dicono aiutiamoli a casa loro sono coloro che hanno derubato a casa loro, sono quelli che hanno permesso alle compagnie petrolifere per francesi di prendersi voti e lasciarsi il bambino. Sono quelli che corrompono casi per i cittadini americani della tribunale, sono quelli che hanno preso le linee che dovrebbero appartenere alla popolazione. Prima di diamanti, ora è il posto alla parte nera che serve a costruire i telefonini. Per dare una mano all'Africa e quindi ridurre i flussi migratori non dobbiamo darci più, ma togli di meno. La tecnica con la quale voi amici di Ambiente ha ripulito l'Africa e l'ha sintonizzata per colore la Grecia e l'Italia. Si chiama Dino, hanno indebitato interi paesi per guadagnare sugli interessi. È la cristocrazia, l'ultima evoluzione del capitalismo. Ti riempio di missili o di titoli tossici, tu stai per morire ma io ti aiuto, io ti do un credito. Tu ti indebiti, con me sei pregato, diventi un mio schiavo. Sarai costretto a pagare eternamente interessi su interessi e se un giorno non ce la dovessi più fare sarai obbligato a smantellare lo Stato sociale. A privatizzare la scuola pubblica, a tagliare le pensioni, a chiudere ospedali, a distruggere i diritti dei lavoratori con il giornale, a fare lei il presidente del Consiglio, costretto a farlo per poi ancora finire, che le danno in cambio un po' di celebrità al posto di scattarsi un selfie con la Merkel o con Obama, di quali cosa penseranno certamente questi li stiamo impoverendo, ma si vogliono persino guardare con noi. Oggi lei dice cambiamo gli accordi di Dublino, però che sei firmo, Presidente? Scusi Presidente, ma cosa ha fatto durante il semestre europeo a guida italiana? Il regolamento di Dublino, un regolamento stupido contro i nostri interessi, firmato nel 2003 da Berlusconi dalla Lega e confermato nel 2013 dal governo Letta, del quale facevano parte molti suoi ministri, ve l'abbiamo detto noi di cambiarlo. Lo scorso 18 dicembre in questa Camera venne approvata una nostra mozione che vi dava proposte serie per affrontare il dramma dell'immigrazione. Una di queste era il superamento di Dublino, quell'accordo che tutti i partiti presenti oggi qui dentro hanno sostenuto e che impedisce a un profugo di poter scegliere il paese dell'Unione Europea dove essere accolto, un paese che 99 volte su 100 non sarebbe l'Italia. Qui non ci vogliono più stare neppure gli ingegneri perché non c'è lavoro e moriamoci i profughi siriani. Quella mozione, Presidente Renzi, parlava anche di sostegno alle famiglie italiane perché è inaccettabile che mentre lei ha un condannato per teatro ambientale che era un'idea volevo dire al di fuori di che ogni volta che parliamo poi ci interrompe e non mi chiama a mandare perché giustamente ognuno ha le sue e non capisce quello che voglio dire sinteticamente, lasciando stare che i velleitari in mezzo ai casetti ci difenderemo.